Venite a me tutte del Signore.
Gesù, che voi avete ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.
Chiediamo, Signore, questa giornata e realmente tutti i desideri di pace e tutti coloro che dentro il conflitto stanno sperimentando l'oscurità. Ti preghiamo per tutti, aiutaci ad entrare nel dialogo più profondo e più fecondo. Ti preghiamo con le parole che Gesù ci ha lasciato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come
onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo Figlio hai offerto agli uomini il patto della riconciliazione e della pace. Donaci di testimoniare nella vita il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della vita e della pace, Padre di tutti, tu hai progetti di pace e non di afflizione. Condanni le guerre e abbatti l'orgoglio dei violenti. Tu hai inviato il tuo Figlio Gesù ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe in una sola famiglia. Ascolta il grido unanime dei tuoi figli. Supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza, minaccia per le tue creature, in cielo, in terra e in mare. In comunione con Maria, la madre di Gesù, ancora ti supplichiamo. Parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli. Ferma la logica della ritorsione e della vendetta. Suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove, gesti generosi e onorevoli, spazi di dialogo e di paziente attesa, più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. Concedi al nostro tempo giorni di pace, mai più la guerra. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua Santa Croce hai redento.